Diretto da Andrew Davis, Il Fuggitivo è un film del 1993 con protagonista Harrison Ford. Ricevette 7 nomination agli Oscar, tra cui quella per miglior film, e Tommy Lee Jones vinse come miglior attore non protagonista. Accolta ottimamente dalla critica, la pellicola mantenne la vetta del botteghino americano per 6 settimane consecutive e fu il terzo maggior successo dell'anno alle spalle di Jurassic Park e Mrs. Doubtfire. Richard sta cercando di uccidermi. Il film si basa sulla serie televisiva degli anni 60 Il Fuggiasco, che a sua volta si ispirava a un fatto di cronaca realmente accaduto nel 1954, un omicidio, quello di Marilyn Shepard, del quale venne accusato ingiustamente il marito, il medico Sam Shepard. Quella serie TV, 4 stagioni, furono un successo incredibile e registrarono il record di ascolti in America, anche quando venivano replicate. È un po' curioso però sapere che Harrison Ford, sia da ragazzo negli anni 60 che da uomo cresciuto, non ne guardò mai una puntata e non lo ispirava. Richard, perché sei scappato così sempre colpevole? Per prepararsi al ruolo, Harrison Ford trascorse parecchio tempo insieme a dei veri medici degli ospedali di Chicago. Imparò a comportarsi come loro, a muoversi come loro, atteggiandosi come una persona di grande esperienza che in passato aveva salvato delle vite. Durante le riprese nei boschi, l'attore si fece parecchio male al ginocchio. Doveva operarsi, però non poté farlo perché altrimenti si bloccava tutta la produzione. E quindi quando noi lo vediamo zoppicare nella pellicola, beh, lì lui provava davvero dolore. Non è che recitava molto. Signore e signori, il mio amico Richard Kimball non si sente molto bene, evidentemente. Sia Harrison Ford che Tommy Lee Jones improvvisarono in molte delle loro scene. Ad esempio, quando la polizia di Chicago interroga Richard Kimball, Harrison Ford andò a braccio, ma per sua volontà. Eh sì, perché per sembrare più spontaneo, l'attore non voleva conoscere in anticipo le domande che gli avrebbero posto i poliziotti, proprio come accade in un vero interrogatorio. Uno non sa che cosa gli viene chiesto. Per quanto riguarda invece Tommy Lee Jones, una delle sue tante improvvisazioni alla fine è diventata una battuta cult del film. Ed è questa risposta che dà a Harrison Ford. Non ho ucciso mia moglie! Non me ne frega niente! Poco prima dell'inizio delle riprese, in un bar di Chicago, Harrison Ford e il regista Andrew Davis incontrarono un medico molto, molto eccentrico. Quel personaggio gli piacque così tanto che si ispirarono ad alcuni suoi atteggiamenti per il protagonista del nostro film. Ma non finisce qui, perché quando i due andarono a casa di questo dottore, si innamorarono del suo arredamento, tant'è che decisero di copiarlo e riprodurlo pari pari nella casa del fuggitivo. Vorresti dirmi che questo è il tizio che sta nello scantinato di tua madre? Sì, è lui, ve l'ho detto. La scena della parata di San Patrizio non era nella sceneggiatura, fu un'aggiunta successiva del regista Davis, che originario di Chicago voleva davvero riprendere la sfilata originale e per questo chiese il permesso al sindaco della città. Harrison Ford e Tommy Lee Jones si mischiarono tra la folla, con i cameraman che letteralmente cercavano di inseguirli tenendo il loro passo. Ford si sorprese di non essere riconosciuto dalla gente, ma poi si rese conto che ciò era possibile poiché recitava in un personaggio che cercava appunto di non farsi notare. Il treno della scena dell'incidente è costato ben $1 milione ed era un vero convoglio. Visto il prezzo, il regista aveva a disposizione un solo Chuck e la produzione, prima di iniziare a girare, consultò ingegneri, stuntmen professionisti, compagnie assicurative per calcolare tutte le differenti variabili e evitare di sbagliare. Alla fine, per fortuna loro, fu buona la prima e oggi come oggi si può visitare quel treno, è diventato un'attrazione turistica dove sono state effettuate quelle riprese, nella Carolina del Nord. Grazie. Ultime rapide curiosità e cominciamo dicendo che inizialmente il dottor Nichols era interpretato da Richard Jordan, che aveva anche già girato alcune scene con Harrison Ford. Poco dopo l'inizio delle riprese, però, purtroppo l'attore scoprì di avere un brutto tumore al cervello che se lo porterà via solo qualche mese più tardi. Al suo posto venne chiamato Jerome Crabbe, che dovette nuovamente rigirare alcune scene già interpretate da Jordan. Inoltre, a un certo punto si vede una foto di Richard Kimball da giovane. Ovviamente quello è davvero Harrison Ford da ragazzo, ma vicino a lui ci sono anche altri suoi veri compagni dei tempi dell'università,
correva l'anno 1964. Infine, alcune riprese furono molto difficoltose. Ad esempio, nell'elicottero non c'era abbastanza spazio, quindi il cameraman dovette essere legato all'esterno del velivolo per ottenere filmati con il solo Tommy Lee Jones inquadrato. Ma anche Harrison Ford ce l'ha avuta dura, visto che l'acqua del fiume era freddissima e quindi la troupe aveva pronte sul set diverse vasche da bagno con acqua calda, nelle quali l'attore si immergeva ogni tot minuti per riscaldarsi. Pensate che anche fuori dall'acqua era così freddo che le batterie delle telecamere continuavano a congelarsi. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come Il Fuggitivo. Io personalmente regalerò una bottiglia di ottimo scotch a chi mi riporta quella carogna. Lo sapete quanto ci teniamo quel figlio di puttana? Dick mi sta distribuendo le informazioni.